Amici di Onda Libera, questa sera è stata inaugurata a Palazzo Cassi la mostra fotografica d'epoca curata da Paolo Alfieri. Paolo, com'è nata questa mostra che poi rispecchia una tua passione che è di una vita? Certo, il primo atto per questa ricerca di fotografie presso i cittadini, per le famiglie di San Costanzo, reca la data 1984. Da allora sono passati 10 anni che io in questo periodo ho raccolto le fotografie. Nel 94 è uscito il primo volume che raccoglieva 250 foto e si chiamava, intitolava Il paese nella memoria. L'abbiamo presentato nel dicembre del 94 insieme ad una mostra fotografica di altre in totale 500 foto, che ha riscosso un successo enorme presso la cittadinanza. Mi ricordo che avevamo stampato 500 copie del volume, abbiamo dovuto rifare la seconda edizione di altre 500 e sono andate vendute nel giro di 15-20 giorni. Quelle 500 foto erano già una selezione, una prima selezione. Nel frattempo sono arrivate altre foto. Quindi io nel tempo, negli anni, ho continuato a raccogliere fotografia, perché poi la fotografia a me piace, perché io sono un fotografo, anche se naturalmente dilettante, però mi piace rivedere non tanto le persone quanto gli atteggiamenti, i luoghi, i vari aspetti, insomma, della vita sociale di un paese, insomma. E quindi tutta sta roba che avevo nel mio computer, alla fine ne abbiamo riparlato con Andrea Triani, presidente della Proloco, e abbiamo deciso che sì, forse valeva la pena ritirarle fuori e riproporle in una mostra fotografica come abbiamo fatto nel 94. Naturalmente prima c'è a monte tutto il lavoro di restauro delle foto, delle vecchie, quelle rovinate, quelle tagliate, poi sono state inviate perché abbiamo stampate online, che adesso è difficile trovare anche i laboratori che fanno quel tipo di lavoro. E poi con tutto il materiale ho cominciato a riselezionare per soggetto, si è data la forma a questa prima raccolta che abbiamo intitolato Persone. Quindi questa è la prima di una serie, giusto? Una serie, perché noi pensiamo che nell'arco di un anno potremmo praticamente portare al pubblico anche tutte le altre foto che abbiamo. Quindi chi volesse venire a vedere le foto che hai raccolto può venire qui a Palazzo Cassi. E io invito tutti quelli che hanno un legame minimo, anche minimo, con San Costanzo di venire, perché almeno in una foto riconosceranno delle persone care, se non i genitori, i fratelli, i figli. E invito anche chi ha del materiale ancora nei cassetti, negli album di famiglia, di portarcele, che noi provvederemo a pubblicarle, no? Pubblicarle in seguito con i tempi dovuti. Grazie Paolo, allora. Prego, di niente. Una serata. Grazie a voi, ciao.